Ciao creativi! L'autunno e le fiere creative sono alle porte e in casa Reschimica abbiamo selezionato una valanga di novità per stimolare la vostra creatività. In primis questi pigmenti neon glowing dark. Sì, si illuminano al buio. In questo video, infatti, oltre a farveli vedere uno ad uno come sto facendo, li vedremo anche all'azione nella resina e anche al buio. Sono colori intensi e dalla grana finissima. E vi sto facendo vedere anche la resa sul cartoncino proprio per mostrarvi la qualità di questi pigmenti, perché non è facile trovare un pigmento fluo che non faccia grumi e infatti, spoiler, non li fa nemmeno nella resina. Queste erano le prime nuance dai toni un po' più freddi, vedete questo è un giallo lime molto freddo. E ora passo a mostrarvi queste bellissime tonalità più calde. Vi mancano i tramonti che avete visto al mare? Beh, cioè, guardate qui, ditemi se non vi dà subito l'idea di tramonto. Questo è in assoluto il mio preferito, l'Orange Red. Molto intenso, caldo, rassicurante. E poi nella resina non sono nemmeno super coprenti, ma non trasparenti. Danno un effetto molto soffuso, che rimanda un po' al loro effetto speciale di luce nel buio. Questo pink orange, vi dico la verità, l'avevo snobbato perché proprio come colore personalmente non è che mi attiri tantissimo, ma nella resina, mamma mia! Li sto testando con la Crystal E perché è una resina veloce, mi serviva insomma vedere subito il risultato e quindi ho scelto questa. Poi per testarli non potevo non scegliere questo stampo artigianale Gea Creations che trovate in pronta consegna sul sito. Ho scelto anche quello dei cristalli, questo delle sagome, delle lune e delle stelle. E trattandosi di luci non potevano mancare le lanterne. Vado a testare alcuni dei colori nella resina. Sono rimasta piacevolmente sorpresa nel constatare che appunto il pigmento si scioglie molto bene. Certo vi consiglio di mescolare energicamente, ma vi assicuro che non lascia grumi. E come potete vedere già dal misurino, la resa della resina ha questo effetto soffuso. Non c'è stato, meno non che abbia notato, un colore che si è comportato diversamente dall'altro miscelandolo nella resina. Hanno tutti la stessa resa, si sono sciolti tutti molto bene. Sciolto nella resina, questo punto di viola mi è piaciuto ancora di più. Veramente molto molto bello. Ho provato poi anche il verde, il più classico tra questi colori. E non potevo non inserirlo nella lanterna. Lanterna verde, eh? Benissimo, è tempo di scoprire le nostre creazioni. Io vi dico già che sono stra soddisfatta dei risultati. Guardate qui, cioè, ma guardate il colore come si è sciolto bene. Io rimarco tanto su questa cosa perché ho provato dei pigmenti fluo, neon, glow in the dark e mi lasciavano tantissimi grumi. Quindi davvero non è per nulla scontato che si sciolga così bene nella resina. Guardate anche il verde, l'arancione, anche mi è piaciuto tanto. Questa è la lanterna che vedrete tra poco illuminarsi di una splendida luce verde. Poi ci sono tutti i cristalli che ve lo dico a fare, visti tutti insieme, sono pura magia. Guardate che belli. Tra l'altro io adesso vi ho fatto vedere per la maggior parte i colori puri, ma guardateli mixati, perché in alcuni cristalli ho mixato delle rimanenze. Bellissimi, cioè qui mescolando il viola col fucsia, col blu, oppure il verde col giallo, secondo me escono fuori delle cose bellissime. Le caramelline, perfezione. Cioè, veramente questi colori in combo con questo stampo sono la perfezione. Guardate l'orsetto! Cioè, io non riuscirei a distinguere quello vero da quello finto, ma idem le caramelle, perché tipo quella gialla sembra esattamente le caramelline che mi dà mia mamma quando avevo mal di gola, che sapevano di miele, limone, non lo so, quella cosa lì. Ma gli orsetti mi hanno proprio sconvolta perché sono un po' opachi, lucidini proprio al centro. E l'effetto soffuso dei pigmenti
li rende benissimo. Cioè, guardate questa caramellina! Bellissima! Spegniamo le luci. Olè! Cioè, visto cosa intendevo? Che l'arancione fa luce arancione, no, non fanno quella luce verdognola tutti quanti, no? Cioè, guardate il blu, che bella luce intensa! Mi piace tantissimo anche il giallo e il verde, molto molto bello. Il cristallino col doppio colore al buio mi ha dato un effetto galassia. Infatti penso sperimenterò molto col mix di colori, ma anche col mix di intensità. Versare nella resina già colorata della resina un po' più pigmentata, secondo me renderà proprio l'effetto nebulosa. Bene creativi, con queste bellezze qui io vi saluto, spero che questo video vi sia stato utile, fateci sapere qui sotto con un commentino cosa ne pensate di questi pigmenti. Vi ricordo che li trovate online sul sito di Res Chimica, insieme anche agli stampi artigianali che ho utilizzato in questo video. Questo in particolare trovo sia perfetto in combo con questi pigmenti. Grazie mille per aver visto il video fin qui, noi ci vediamo alla prossima, buona creatività a tutti, ciao!